Ciao, Namaste! In questo video voglio brevemente indicarti quali sono le accortezze principali da tenere presente durante le tue pratiche yoga nella stagione autunnale e cosa posso fare nello specifico io per te per farti praticare nella maniera più equilibrata possibile durante questo autunno. Allora, secondo la Ayurveda, che come sai è la scienza medica indiana, l'autunno è per eccellenza la stagione in cui prevale Vata Dosha. Questo significa che gli elementi prevalenti intorno a noi sono etere e quindi spazio e aria. Una prevalenza di questi elementi fa in modo che tutto sia molto più movimentato, molto più veloce, ma anche molto più freddo, secco, ruvido. E per bilanciare queste qualità della natura intorno a noi è necessario prevedere degli stili di vita e una pratica yoga che sia per esempio più riscaldante, ma che al tempo stesso non ti sovraccarichi troppo e che preveda magari più momenti di riposo tra un asana e l'altro per farti sentire proprio gli effetti benefici delle posizioni che stai facendo. Dal punto di vista personale, questo eccesso di vata potrebbe riversarsi sul tuo fisico, magari facendoti soffrire proprio in questo periodo dell'anno maggiormente di pelle secca o capelli secchi, oppure ancora di problemi intestinali o gonfiore intestinale. Dal punto di vista invece più emotivo, diciamo così, psicologico, è proprio in autunno che possiamo soffrire più facilmente di stati d'ansia, che possiamo più facilmente sentirci sovraccaricati, di non riuscire a stare a passo con tutti gli impegni magari quotidiani, familiari, lavorativi e personali a cui dobbiamo appunto rispondere. Quindi è fondamentale che quando sali sul tappetino tu possa riequilibrare tutti questi stati emotivi e fisici e che il tuo yoga sia accompagnato anche dalle piccole abitudini quotidiane che possano riequilibrare questo eccesso di vata. Per capire più nello specifico come fare, ho creato per te un percorso, un programma apposito, cioè Yoga Autumn for You, che si compone di ben 12 classi più 2 classi bonus, all'interno del quale ti guiderò nelle pratiche ideali da fare durante la stagione autunnale e durante queste pratiche avrai modo anche di scoprire quali sono i pranayama, le mudra, la meditazione e ovviamente anche la modalità proprio di vita migliore per affrontare l'autunno. Le lezioni, come ti dicevo, sono 12 più 2 classi bonus nel quale ti svelerò le due ricette Ayurveda per eccellenza da introdurre nella tua alimentazione autunnale e nello specifico la ricetta Ayurveda della tisana per bilanciare l'effetto eccessivo di vata, quindi la tisana Ayurveda per bilanciare vata e il khichari o khichari, che è veramente una preparazione che tutti dovremmo introdurre nella nostra dieta autunnale. Queste 12 classi potranno essere intervallate in maniera tale da creare un percorso completo di un mese, quindi intervallate e ripetute in 4 settimane, e ti lascerò all'interno del percorso una scheda all'interno della quale potrai vedere proprio come intervallare le varie classi del percorso. Per accedere a Choi Yoga Autumn for You è molto semplice, ti basterà andare sul mio sito choyoga.it e acquistando l'abbonamento mensile di soli 15,50 € potrai accedere a tutte le classi del percorso Choi Yoga Autumn for You e non solo, perché accedendo alla tua area riservata all'interno del mio sito potrai accedere anche a tutte le classi dei miei precedenti programmi. Terminati i 30 giorni, il tuo abbonamento non si rinnoverà in automatico, ma sarai tu a decidere se rinnovare il tuo abbonamento, qualora magari non sei riuscito o riuscita a terminare tutte le classi del programma, oppure no. Quindi io ti aspetto all'interno del mio nuovo programma Choi Yoga Autumn for You per praticare adeguatamente e in equilibrio con le energie di quest'autunno sul mio sito choyoga.it. Namaste.